Allora, ragazzi, si riprende con Until Dawn. Lo so che volevate che lo facessi con la webcam, però dai. Non è che sia quel titolo horror che ti fa proprio paura ogni 2 secondi. Certo, i miei spaventi li ho già avuti, però diciamo che non credo sia necessaria la webcam costantemente piazzata sul mio faccione. Io guardo un attimo qui in giro perché ci sono lupi, fantastico. Ovviamente mi sbraneranno. Totem? Oddio, ho paura di scoprire che cavolo di totem è. Totem fortuna! Ok. Minchia. Allora, c'era quel tizio che stava. Si è avvicinato tipo alla barricata, no? Vorrei sapere dov'è. Non è qui. Magari potrebbe essere una via di fuga, non lo so. Di fatto che porca loca, dov'era? Devo prima verificare dov'è. Voglio capire se è importante. Meglio non farsi prendere dalla fretta perché qui sennò finisce male per tutti i personaggi. Già due sono stati fatti fuori. E sono curioso appunto di sapere se. Ecco, è questo era o no? E mi pare fosse questo. Sono curioso appunto di sapere se si potevano salvare. Cioè, infatti, sicuramente lo rigiocherò perché proverò a salvarli tutti magari. Anche se non ho fatto nulla di sbagliato, però ci sono questi appunto. No, non credo ci sia qualcosa. Comunque entriamo. Perché ci sono questi effetti farfalla, no? È tipo una cosa e succede un'azione di conseguenza, no? Quindi, probabilmente a seconda di come ti muovi all'inizio del gioco, poi tutto si evolve. Quindi proverò sicuramente a rifarlo per vedere se riesco a salvarli. Comunque non sono sicuro se rifarlo. E facendovi vedere ogni let's play, perché non credo sia molto differente. Anzi, cos'è? Fantastico. Perché sono finito nel posto più pauroso della Terra? Inagibile. Controlla legge 0 occupare questa struttura. Devo dire che gliene frega molto la persona che. Ecco, era qui. Era questo. Olè. Non so se faccio bene. Cioè, tu quanto sarebbe potuto evitare se fossero rimasti tutti assieme, tutti, senza dividersi come minchie. Devo dire che questa lampada, guarda, fa una luce. Adesso c'è Pinolone nei commenti che mi scrive: risparmia l'olio! Come faceva su Amnesia. E dovrei arrampicarmi lì, no? Come minghia faccia. C'è una scala? Come merda secca faccio ad andare là sopra? Vediamo allora un attimo qua. Cioè, ho ben capito che devo andare lì, ma. Come? Questa trave qui che mi blocca il passaggio. Lui non fa nessuna azione, figuriamoci. Non capisco, non capisco. Oh, vaffanculo, posso passare anche di qui. Ma
Che bel posticino comunque, allegro sicuramente. Oddio. Vai, ancora. Perché l'hai spostato? Ah, ingegnoso ragazzo. No, non salire, porca merda. C'era altro che sbrilluccicava sotto. Ti prego, non salire. Ce la fai a fare meno casino? Dimmi che push. Porco il mondo schifoso. Quanto vuole odio ste stronzate, oh. Ma non posso riscendere a guardare cosa c'era. Krishna, oh. Ecco, quella è la finestra da cui sono arrivato. Madonna. Ma non c'è niente. No, santo Dio. Oh. Che differenza? Si sta meglio qui? Fa vedere. Un'enorme differenza. Anche qui è tutto collassato. Dove la vedi la differenza, pazzoide? Va, 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 ho visto una luce, ho visto. Occhio. Occhio. Porca troia. Mi sta dando a mangiare. Ne sei sicuro che sia una buona idea? Ottimo, è chiuso. Finalmente. Locked. Chiuso. Scusa, aspetta un secondo. Allora, è chiuso, no? Ma poi, tra l'altro, fuori ci sono dei lupi. Cioè, lui vorrebbe andare fuori? Ma cos'è in testa le scimmie urlatrici? E continuiamo ad andare. Ecco, guardiamo qui cosa c'è. Ma guarda. Sanatorio. Ospedale psichiatrico. Allora. Io non so perché sto stronzo ha mollato il fucile. Oh. Qualcuno voleva dare un'occhiata qui. Ecco. Con un asse di legno provi a forzare una cassaforte. Se ci riesci sei un grande. È un grande. Trenta cartellini della miniera. Merda, guarda qui. Fa vedere una cosa. Ma li posso prendere? Ma c'è scritto un cacchio. Ok. Poi non c'è altro. Fammi vedere l'indizio. 30 cartellini della miniera rinchiusi in una cassaforte. Questo vuol dire che erano 30 minatori intrappolati nella miniera. Figo. Una vecchia maschera da minatore. Il nome all'interno di... fa capire che appartenesse a un certo Billy Bates. Una mappa che mostra i problemi strutturali della miniera segnalati dall'ingegnere. Pare che i proprietari fossero al corrente del rischio di crollo. Grande. Sicuramente ho perso un indizio. Ne sono sicuro perché c'erano altre cose che si brilluccicavano. Fa vedere. Macchina fotografica rotta. Vediamo. La lente di questa macchina fotografica è rotta. Sembra che qualcuno l'abbia fatta di proposito. Magari si è fatto un selfie. Si è rotta. Ah, è troppo brutto. O troppo brutta. Secondo me è Anna. È Anna. Vediamo di qui cosa c'è.
Cos'è questo? Un giornale? Intrighi sulla Blackwood Mountain. Giornalista aggredito a Blackwood Mountain. Ieri un giornalista dell'Alberta Bugle è stato aggredito e ricoverato dal personale di sicurezza del sanatorio di Blackwood. Chuck Bernstein, giornalista senior, stava cercando di intervistare i minatori salvati lo scorso martedì a dicembre. Gli uomini sono rimasti intrappolati sottoterra per oltre 3 settimane a causa di un crollo strutturale della Northwest Mines. Attualmente sono ricoverati al sanatorio di Blackwood per malnutrizione e traumi. Jefferson Bragg, unico proprietario delle Northwest Mines del sanatorio di Blackwood, ieri ha riferito al Bugle che l'incidente è stato spiacevole, che è stata avviata un'inchiesta interna. Ha anche sostenuto che Bernstein si è introdotto nella proprietà del sanatorio senza permesso. Si ritiene che l'aggressione sia dovuta a una discussione riguardante la macchina fotografica di Bernstein confiscata subito prima dell'attacco. Oh. Qui la macchina fotografica che è rotta di là. Che figata. Quindi, da questa parte provengono rumori non esattamente belli da sentire. Qui cosa c'è? Una lettera! Indizio trovato. Relazione medica. Segue relazione, bla bla. Lo stato iniziale dei 12 minatori è seguito del crollo della miniera e successivo salvataggio a Blackwood Pine. Accoglienza. All'arrivo dei 12 pazienti presso il centro medico sanatorio ci aspettavamo di accogliere persone emaciate, affamate e confuse. Fortunatamente i minatori appaiono relativamente in salute, apparentemente grazie alla scoperta di scorte ed emergenza di cibo nella miniera. In alcuni dei pazienti più anziani sono state riscontrate funzioni respiratorie inibite come previste, oltre ai sintomi della polmonite. Dal punto di vista psicologico, dopo essere rimasti intrappolati per 23 giorni, lo shock per la reintegrazione si è rivelato profondo per alcuni membri del gruppo. Nonostante le condizioni di salute siano migliori di quanto atteso, sembrano provati dal tempo passato nella miniera. Terapia. A causa della fragile natura di alcuni pazienti abbiamo chiuso l'ala A del sanatorio. Le valutazioni psichiatriche inizieranno al più presto. Gli uomini con problemi respiratori sono stati sottoposti a bronscopio. Inizieranno un ciclo di streptomicina. Figo. Gli altri saranno semplicemente tenuti sotto stretta osservazione 24 su 24. Firmato dottor Cacca. Comunque, sento rumori provenire da là in fondo. Credo che sia un lupo, probabilmente. Qua si può entrare? No. Sentite i rumori. Magari ci capita il lupo che c'era nel totem guida. Magari lo dobbiamo salvare, chi lo sa. Vai. Oh cazzo. Un macete. Che schifo. Prendilo, porco mondo. Che può servire. Finalmente sta facendo delle furbate. Vediamo qua cosa c'è. Oh mio Dio. Paura, ragazzi. Oh mio Dio. Porca troia. Vedi quanto è successo qui? Sarei curioso di saperlo anch'io. Fa vedere gli indizi. Una sedia con cinghie di cuoio per immobilizzare il paziente. Sporca di sangue, sembra che facesse parte di uno strano esperimento. Sì, tra l'altro il sangue sembrava fresco. Quindi diciamo che ogni personaggio lungo la sua avventura può raccogliere differenti indizi. Credo. Qui c'è sangue nel muro, non me lo fa guardare. No,
Mettiamo qui cosa c'è. Oh Cristo. Cambiamo strada. Te l'avevo detto che c'era un lupo, secondo me. Vediamo questo. Tenere lontani i giornalisti e altri ficcanoso a ogni costo. Oh oh, strano, chi non vorrebbe la stampa in questo paradiso? Aggiornamento di incidente, 12 sopravvissuti accolti sanatorio, segni di trauma mentale potenzialmente da contenere. La stampa locale ha fiutato il sangue, possibile problema. Fornire ulteriori informazioni. Oh figo. Boh ragazzi, io direi di fare una scommessa, ma secondo voi quanti riesco a farne sopravvivere? Dovete, scrivetemi un commento con un numero. 2, 3, 0. Non lo so. L'idea era di salvarli tutti, eh. Poi l'idea è andata a monte quando ho visto che due sono stati fatti fuori così. Uno schiocco di dita, morti subito. Oddio, un topolone. Cosa c'è qui? Una bella prospettiva. Oh merda. Oh mio Dio! Cristo santo! C'è un braccio qui! Oh, oh, oh! Mi dava da mangiare questa roba! Aia! Aia! Oh cazzo! Merda, il lupo, no! Dai! Aia! Amputo il dito, non ho scelta. Merda! Oh merda! Oh merda! Perché stavo arrivando? Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Dai! Cazzo! Effetto farfalla. Non dirmi che mi sbrana il lupo perché sto perdendo sangue. Ok, ok. Non mi sbrana il lupo. Ah no, 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 si fascia. Ok, ti manca solo il... l'anulare forse si è tagliato. Cici cocco. Tre civette sul comò. Che facevano? Ma dove cazzo devo andare? Ok. Minchia, mi schido, Mike. Povero Mike, ci ha perso il dito. Ha perso l'anulare, ci ha perso. Allora, qui ci sono tante cose che si sbriluccicano. Oh merda. Questo posto migliora di continuo. Che schifo. Strano teschio. Ma quello sembra... sembra Josh. Sentite rumori. Oh mio Dio. Cristo di un santo. Cosa c'è qui? Nicholas Bowen, aggressione da parte di un paziente, lacerazioni fatali alla gola. Oh che figo. Madonna santa. Vai. Adesso c'è fra poco il momento jump scare. Me lo immagino. C'è una nota qui. Allora, Sarah Smith. Con la presente dichiaro
Di aver collaborato con la defunta dell'8 marzo e di averla vista viva per l'ultima volta il 24 febbraio, causa di morte gravi, lacerazioni all'addome, ferite intra-addominali, conseguente emorragia. Se la morte è stata dovuta a cause esterne e violenza, compilare anche il campo seguente: incidente, suicidio o omicidio. Omicidio, modalità di riferimento, differimento, lacerazione con oggetto affilato, possibilmente unghie. Minchia. Che sei, Wolverine? Boh. Madonna, era qui che, da qui che arrivava, eh? Credo. Oddio. Già, vai, preparatevi perché c'è un cadavere. 3, 2. Ah! Cos'è un minatore? Ha timbrato il cartellino però, eh. Porca troia. Aspetta un secondo. Minchia, che schifo. Diamo un'occhiata, ma devo darci un'occhiata così? Aspetta un secondo. Onestà, minchia, Ross. Stato relazioni. Jessica ormai è defunta, quindi dimentichiamocene. Allora, visto. No, no, questo. No, questo. No! Una testa umana sfigurata, conservata in formaldeide. Che figo! No. Quindi cioè, dove cazzo dovrei andare adesso? Qui? Oh, è il pass! Prendilo perché può servire. Poi una vecchia porta di legno, l'avrei sfondata a testate pur di andarmene. Ma. Minchia, un po' mi puzza sta situazione, eh. Qua non posso andare. Spero sopravviva almeno lui. Ah, Krishna! Dai, corri, non fare stronzate, eh. Oddio, dove sono pronto a premere i tasti? Ma il macete! Dove l'hai lasciato il macete? Minchia. Ok, ma possiamo tornare indietro così a farci sbranare volendo. Ma lui aveva il macete, ma difenderti, io l'avrei tagliato a pezzettini. Krishna, lupo della merda. Cosa c'è qui? Ah no, dobbiamo scendere, pensavo fosse un indizio. Rieccoci. Siamo nuovamente tornati indietro. Secondo me la finiamo intrappolati nella sedia. Dov'è andata quella vacca a proposito? A questa parte? Sì. Cioè, mi pare che sia andata qui. Oddio. Sentite i rumori.
Dice l'indizio che ho già visto. Non so se sto facendo giusto. Sta di fatto che se è sbagliato, taglio sta parte. Ma credo di che sia sbagliato. Sapete perché? Perché ho preso il pass, no? E quindi, cioè, dovrei tornare indietro. No, no, devo tornare indietro. Anche perché qui è chiuso. No, devo tornare indietro e aprire la porta principale perché era chiusa. Però vabbè, pensavo fosse passata di qui. Ho visto male, forse. Ci sono questi rumori sottofondo. Stranamente la parte di... questa parte di Michael sta durando più del solito. Mio Dio. Come ci si sente Michael a non avere l'anulare? Minchia, mi ha fatto cagare questa cosa che avevo davanti. Vaffanculo, pensavo cosa fosse. Porca troia. Allora. No? Ma sto andando? Ma cazzo sto andando? Crap, crap. Ah, ok, giusto. Questa. E poi da questa era? Mi pare di sì. Ah, oh, qui c'è un indizio. No, da qui non sono venuto. Allora, recupero minatore. La presente per comunicare. Li hanno buttati fuori. Che il recupero dei minatori sarà completato domani, 5 gennaio. Poiché il numero dei sopravvissuti non è ancora noto, si prega di preparare tutti i letti nel reparto A. Domani sarà presente la stampa. Dobbiamo mostrarci impegnati a offrire ai minatori le migliori cure possibile. Ai giornalisti non è permesso accedere al reparto di psichiatria. La mancata osservazione, o no, la mancata osservanza di quanto sopra avrà ripercussioni negative al signor Bragg e tutto il sanatorio. E risulterà nel licenziamento in tronco. Figo. Scusami una cosa, ma... allora... fa vedere da questa parte. Sono curioso da questa parte. Ecco, vedete qui? Posso metterci il pass... uscire. Però c'erano i lupi lì fuori. Ah, Krishna! Toh! Brutta merda. Cavacca. Okay. Che un cazzo di... grande. Oddio. Ma io mi chiedo, ma il macete? Dove cazzo è finito? Lui ce l'aveva. Detto, ho fatto bene a venire qui, perché c'è roba. Allora, cosa abbiamo qui? A parte che c'è un buco lì. Mettitelo perché serve. C'è freddo, c'è anche un buco. Una pistola. Dai, dai. Grande. Dimmi che ha proiettili perché... bene. Non ha proiettili, guarda, ve lo dico io. Neanche controlla, eh. Perché così abbiamo la sorpresa dopo, ovviamente. Quando spariamo, facciamo una figura di merda. Sente, clic, clic. Bacheca dei ritagli, figata. Vedere la bacheca dei ritagli. Una mappa della montagna con avvistamenti e scomparse recenti annotati con relative date. Sempre il lavoro di una mente ossessionata. Ma comunque ho fatto bene a venire qui. Forse dovevo venire qui, anzi. Perché la tipa forse l'ho vista passare di lì. Ecco perché. Qui qua c'è un cadavere fatto a pezzi. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Oddio, spero che non c'è un'altra trappola, eh. Che schifo. Forse questo farà stare buoni i lupi. E diamoglielo ai lupi.
Ma al lupo a cui abbiamo dato un pugno in faccia per calmarsi. Minchia, sono troppe cose da vedere. Dov'è? Bene. Bene. Ha domesticato il cane. Cioè il lupo, non è un cane, però. Aspettate un secondo, perché qua ho visto qualcos'altro che si briluccica. Un altro sigaro. Ecco la scorta di sigari. Figlio della merda. Quindi la stessa persona che ci segue. Ma sbaglio è andata. Vedete, qui si può uscire. Però io voglio vedere il cagnolone cosa sta difendendo. C'è un lupo lì a difesa dalla porta, quindi significherà qualcosa. Qui sono entrato? Sì, lì sì. Cioè sì, sono entrato. Ho preso la pistola da lì. Ehi, bello. Ti piace? Sì. A tutti piace qualche carezza. Ci puoi contare. Sì. Sì, bravissimo. Sì. Mica adesso sente l'odore del sangue e lo mangio. Quindi devo andare qua? Ma dove cazzo devo andare? Perché devo far star bene? Cioè. Sì, Basta. bravissimo. Non lo coccolo Sì. più. Comunque no, non è a difesa di nulla, però. Magari ci potrà aiutare. Comunque credo che dobbiamo uscire da quella parte. È l'unica strada, perché le altre due porte non me le fa controllare. Da una sono arrivato, tra l'altro, quindi da questa. Per forza. Certo, spreca il. Bravo, magari c'è solo un colpo. Minchia. Dove Krishna stiamo finendo? È che io ho anche un po' di paura nell'esplorare un po' troppo, perché non. Non lo so, questo cavolo di gioco è tutto effetto farfalla, quindi magari se sbagli qualcosa, se ti spingi troppo in là, perché. Ecco, guardate. Totem. Morte. Merda. Krishna, oh. Fanculo. Li odio i totem morte. E questo? E neanche si vede, tra l'altro. Uomini miracolo. Riuscito salvataggi tutti e 12 minatori rimasti intrappolati durante il disastro del 5 gennaio 1952. Ok. Quindi questo pazzoide ha le ore contate, praticamente. Qui è bloccato. No. No. Non saprei. Vediamo un attimo qua. Ok, qui è bloccato. Ok, ragazzi, scusate, ma devo bloccare qui il let's playone. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.